Allora, buongiorno a tutti. Oggi sono particolarmente felice di avere qui con noi due studentesse, anzi una studentessa che si sta avviando alla magistrale e un'infermiera che probabilmente diventerà futura dottoressa. E abbiamo qui con noi Ginevra Del Mastio, che Buongiorno. ringrazio, e Benedetta Righini, che ringrazio infinitamente. Allora, Buongiorno. Ginevra Del Mastio è studentessa in economia e dopo ci spiegherà meglio esattamente il suo percorso di studi. Benedetta si è appena diplomata in infermieristica e tra poco farà l'esame per come dire, poter incominciare la carriera anche di medico e quindi di studi di medicina. Allora, Allora, buongiorno a tutti, io sono Ginevra Del Mastio, sono una studentessa di 23 anni dell'Università di Firenze. Il mio percorso, diciamo, a livello di studi si articola in una triennale in scienze politiche, curriculum e relazioni internazionali, che ho portato a termine lo scorso febbraio e attualmente mi sto, diciamo, approcciando a sostenere i primi esami della magistrale. Ho scelto di passare ad economia, in particolare al corso di economia politica e sviluppo economico. Sempre, quindi appunto questo fondamentalmente è stato il mio percorso di studi e alla luce appunto di questo percorso e poi quindi dell'interesse maturato rispetto all'ambito appunto della cooperazione e dello sviluppo, ho avuto la possibilità e il piacere di conoscere la Fondazione Ivo di Carnelli. benissimo, dopo entreremo nel vivo. Allora, Sì, certo. Benedetta, prego, a te la parola. Buongiorno, io sono Benedetta Righini, sono un'infermiera, mi sono laureata a novembre e sono subito partita per Pemba con la Fondazione. Avrei dovuto, come anticipava Michelangelo, avere il test per medicina perché ho deciso di continuare i miei studi. Io mi sono laureata presso l'Università degli Studi di Pavia e avrei voluto continuare gli studi presso questa università, ma nell'ambito medico avevo il test che a causa Covid è stato rimandato ad agosto, fine agosto, quindi a fine agosto farò questo test nel mentre sto lavorando presso uno studio medico e intanto studio sperando di riuscire a passare il test. Il motivo per cui avete fatto questa importante missione a Pemba e come siete venuti in contatto con la fondazione e perché siete poi andate tutte e due a Pemba, tra l'altro, guarda caso, nello stesso periodo e per esattamente mi sembra 2 settimane. E se non vado errato, a dicembre del 2019, o sbaglio? Ecco, Novembre, dicembre, novembre di diciamo. tracavallo tra novembre e Sì. dicembre. Allora, in realtà io e Ginevra siamo andate per due motivi completamente diversi, ma che si sono incrociati. Io sono andata per seguire un corso di semeiotica e ultrasound, che è una delle missioni, dei progetti che la Fondazione sta portando avanti ormai da diversi anni, e in particolare questo corso aveva lo scopo di potenziare l'utilizzo della semeiotica, quindi dell'esame obiettivo associato all'ecografia per fare la diagnosi e quindi cercare di insegnare, potenziare ai medici sul campo l'utilizzo di questi strumenti. E io ho avuto la possibilità, grazie alla fondazione, di seguire questo corso in prima persona, così da poter arricchirmi in quanto è una parte che anche dal punto di vista infermieristico è molto importante, però purtroppo nei nostri corsi di laurea viene lasciata, diciamo che non viene potenziata abbastanza, e quindi sono stata molto contenta di poter approfittare io stessa di questa opportunità in un ambiente totalmente diverso da quello che è l'ospedale, la sanità italiana, che d'altra parte avevo anche molta voglia di conoscere perché fin da piccola una delle idee, sia nell'ambito infermieristico che nell'ambito medico, era quello di lavorare con progetti di cooperazione internazionale, paesi in via di sviluppo, e quindi questo
per me è stato molto, molto utile, mi ha chiarito anche cosa voglio fare nel mio futuro. E la fondazione l'ho conosciuta infatti in famiglia grazie a mio zio che collabora già da anni con la fondazione nel progetto AgriCop, quindi nella parte dell'agricoltura, e ho conosciuto Michelangelo che mi ha dato questa opportunità una sera a cena. È stato tutto molto in fretta, è stato un periodo molto bello e emozionante, in quanto io mi sono laureata il 14 novembre e subito il 21 novembre sono partita senza avere quasi il tempo di realizzare veramente quello che stavo andando a fare, ma penso che sia stato il punto di forza del mio viaggio, perché sono partita senza una vera aspettativa e quindi sono riuscita a godermi a pieno tutta l'esperienza. Allora, diciamo, il mio approccio appunto alla fondazione nasce nell'ambito universitario, quindi la conoscenza appunto della fondazione nasce in ambito universitario grazie al fatto di aver frequentato un corso appunto di cooperazione allo sviluppo, il cui docente è il professor Alessandro Cocchi, anche come appunto lo zio appunto di Benedetta, membro da tempo della fondazione, Irminio, sì, membro da tempo della fondazione, che ha sicuramente contribuito, diciamo, a far maturare dentro di me un'idea che avevo da tempo, ovvero quella appunto di avvicinarmi al mondo della cooperazione allo sviluppo. Ho chiesto la tesi al professor Alessandro Cocchi e ho in cambio, diciamo, non solo ho ricevuto una risposta affermativa per la tesi, ma ho ricevuto una grandissima opportunità, ovvero appunto proprio quella di fare una tesi direttamente sul campo, quindi a Pemba con la fondazione, e quindi ho conosciuto appunto Michelangelo, ho conosciuto il professor Carlo Carozzi e grazie quindi a questo vero e proprio team di esperti sono partita alla volta di Pemba con un obiettivo ben preciso, ovvero quello di realizzare una ricerca sulle politiche sanitarie vigenti nel governatorato di Zanzibar a partire dagli anni 2000 ad oggi, ma con un focus specifico che aveva tra l'altro, diciamo, la potenzialità di rispondere proprio a una domanda della fondazione, ovvero quali fossero le efficienze o inefficienze riscontrate nella distribuzione dei farmaci nel contesto appunto proprio dell'isola di Pemba. Come dire, proprio un aspetto per il quale la fondazione stessa necessitava di alcuni chiarimenti. Di conseguenza appunto è stata veramente un'opportunità grande dal punto di vista sia dello studio che pratico, perché finalmente mi ha consentito veramente di apportare un contributo vero e proprio, tangibile, a quello che è in questo caso appunto il lavoro ormai decennale della fondazione in questo contesto. Cioè, la fondazione ha sempre puntato molto come elemento centrale anche della forma di cooperazione proprio l'aspetto della formazione e del creare un collegamento proprio con l'università, in questo caso con l'università italiana, e questo abbiamo avuto la fortuna di avere il collegamento con l'università di Firenze. Viceversa, tu Benedetta, l'aspetto anche qui come sul campo di un approccio, come dire, metodologico di semeiotica e di conoscenza della parte di diagnosi ecografica è un aspetto fondamentale che, come tu hai sottolineato, cioè è poco in Italia ma anche molto poco anche giù a Pemba, come, e adesso la terza domanda viene a proposito, è benissimo, una volta atterrate a Pemba, innanzitutto quali erano le vostre aspettative? Allora, diciamo, malgrado le ripetute raccomandazioni di Michelangelo, il quale mi aveva detto: mi raccomando, ti approcci a un contesto diverso, non arrivare con l'impeto e la bramosia
come dire, della studentessa occidentale media che deve recuperare tutte le sue informazioni. Ecco, nonostante questo, il primo giorno arrivata a Pemba, per me la sensazione è stata proprio questa: oddio, devo assolutamente recuperare le informazioni per la tesi. E in questo contesto, chissà se riuscirò, chissà se ce la farò, perché chiaramente. E adesso lo dico, e ripensando alla me di novembre in maniera molto ingenua, mi aspettavo un contesto certamente sì, più complesso, ma tutto sommato per certi versi, dal momento appunto anche che la fondazione era tanti anni che lavorava in questo ambiente, per certi versi comunque vicino a quello, non Nostro. voglio dire, sì, non voglio dire nostro, ma insomma. E invece la prima cosa è che la prima sensazione appunto che ho percepito quando sono arrivata a Pemba è stata proprio l'importanza del prendere le cose con calma. Il primo incontro è stato appunto con Yakia, di cui appunto, ho un bellissimo ricordo, e appunto nel primo Grazie. incontro mi rassicurò dicendomi: si fa tutto, riuscirai a. Nel mio caso, diciamo, l'obiettivo era quello di visitare tutta una serie di strutture sanitarie pubbliche per capire, appunto, per andare a affrontare il tema della distribuzione dei farmaci, però mi disse. Con i tempi di Pemba, cioè non pensare di arrivare con la bramosia e la, come dire, l'impazienza italiana, perché non è assolutamente questo il contesto. E questo probabilmente è proprio la prima e la più grande sensazione che mi porto dietro, sì, dell'arrivo a Pemba, assolutamente. Sono completamente d'accordo con Ginevra perché questo aspetto dei loro tempi si è riflettuto completamente anche nell'ambito del corso della semeiotica. La cosa che inizialmente non riuscivo a concepire e che mi faceva quasi arrabbiare all'inizio era il fatto che non ci fossero degli orari, quasi come se non fossero interessati realmente a partecipare a questo corso. E i primi giorni io non riuscivo a capacitarmi di questa cosa. Poi in realtà mi sono resa conto che ero io a vedere le cose dal punto di vista sbagliato e dovevo cercare di mettermi, non sbagliato, diverso, e dovevo cercare di mettermi nei loro panni proprio, a vivere come vivono loro, perché noi non potevamo arrivare e imporre loro uno di lavoro, di vita che è quello No. occidentale e non li renderebbe neanche realmente, realmente felici. Iniziare alle 9 o iniziare alle 10 in realtà noi non cambiava assolutamente, assolutamente nulla e dovevamo solo riuscire a superare quell'ostacolo e parlo per tutti, cioè, penso di averlo vissuto io come anche gli altri due medici che erano con me pur non essendo la loro prima esperienza. E questo in un paese africano e in un progetto di cooperazione internazionale. E questo mi ha fatto capire che è difficile a volte riuscire a superare questi ostacoli ed è la cosa più. Quindi io penso che sia questo, soprattutto perché sono partita senza nessuna aspettativa. Quindi non sapevo a cosa andavo incontro ed è stata la cosa più bella. Bene, allora vorrei toccare un punto. Questo aspetto temporale, questo aspetto di, come dire, di chiamiamola così, di poca programmazione, eccetera, è direttamente legato anche alla loro professionalità? Cioè, quindi, che ambiente avete trovato da un punto di vista professionale? Allora, io vorrei specificare una cosa. Noi ci siamo trovati in un contesto che anche rispetto ad anni precedenti era un pochino più complesso, perché a Pemba c'è un ospedale principale, che è l'ospedale di Chake Chake, che nel periodo in cui siamo andati noi era in ristrutturazione. Esiste, c'è, cioè, sicuramente diversa dalla nostra ed è anche molto eterogenea tra loro, in quanto ci sono
Medici che hanno studiato fuori dall'Africa, molti in Cina, Cuba, altri che hanno studiato presso l'Università di Zanzibar e non sono medici, ma sono i cosiddetti clinical officer, che abbiamo capito essere degli infermieri specializzati, quindi il loro corso di studi dura meno rispetto a quello di un medico e si vede questa differenza assolutamente. Sono quelli che mostrano più lacune dal punto di vista della professionalità, però lavorano tutti molto in team, si aiutano molto, appena c'è un dubbio chiedono dei consulti. In questo devo dire che si sono mostrati molto, molto interessati, soprattutto Partecipativo. qualcuno si vedeva proprio che aveva questa voglia di cercare di apprendere sempre di più, si concentrava, faceva molte, molte domande. E invece per quanto riguarda l'approccio col paziente, a me è piaciuto molto, nel senso che si sofferma, poi noi non capivamo probabilmente quello che si dicevano, perché parlavano per moltissimo tempo, magari anche durante il momento in cui il medico fa le domande per cercare di indagare qual è il vero problema, e facevano da intermediari tra noi occidentali e il paziente in quel momento, e parlavano magari, però mettono al centro il paziente, cosa che invece spesso, secondo me, noi tendiamo a non fare così tanto, e questo mi è piaciuto molto. Beh, Quindi io interessante. direi che la professionalità c'è. Benissimo, ottimo. Ginevra, te. Allora, per quella che è stata la mia esperienza, devo dire, concordo con Benedetta. Io mi sono ritrovata, cioè, allora, il contesto in cui queste figure lavorano, quindi medici e infermieri, è un contesto obiettivamente molto difficile. Mi viene in mente quando, appunto, se devo riflettere sul tema della professionalità, mi viene in mente in particolar modo un'intervista che ho realizzato con una responsabile di un PHSU, quindi una delle unità, diciamo, sanitarie di base presenti a Pemba, specializzato in quella realtà in particolar modo per quanto riguardava il tema della cura delle malattie infantili, e a gestire tutto il centro dove saltuariamente il ministero mandava altri dottori, però prevalentemente la gestione del centro era affidata a una ragazza praticamente mia coetanea, che aveva fatto un percorso triennale da quanto appresi in quella che potrebbe essere definita, per fare un paragone con l'università italiana, infermieristica, e che gestiva tutto il centro. Quindi cioè, quando trovi la persona, come ovviamente in tutti i contesti, competente e responsabile, cioè lo è davvero al 100%, secondo me, in un contesto come quello, perché veramente si trovano a affrontare non solo appunto le problematiche e le responsabilità che derivano dal contatto col paziente, dal tipo di lavoro appunto proprio che svolgono, ma anche a comunque confrontarsi con tutta una serie di problematiche che derivano dal contesto, appunto quello della Tanzania, quello dell'arcipelago di Zanzibar, in cui vivono. E quindi tutte le volte in cui mi sono approcciata a persone nuove, quindi sia appunto responsabili dei vari centri, ma anche pazienti, certe volte ho tentato magari anche di intervistare i pazienti, mi sono sempre comunque in generale trovata di fronte a un iniziale, chiaramente, come dire, reticenza, no? Nel parlare, anche perché molto spesso, insomma, si andava a toccare questioni anche piuttosto complesse, no? Soprattutto appunto anche quando si parlava con i medici della carenza di fondi, insomma, questioni, cioè, dirimenti, nel senso, chiaramente inizialmente vedi una ragazza europea, non sai. Chiaramente si presenta come studentessa presso la fondazione, però nel momento in cui si riusciva a stabilire un contatto, invece ho trovato grande disponibilità e apertura anche proprio al confronto, al dialogo, anzi tante volte anche
anche quasi inaspettata, no? Mi ricordo una volta ci si confrontava con Benedetta, il primo colloquio, la prima intervista con i ragazzi, i medici che frequentavano il corso di semeiotica fu molto diverso dall'ultimo. Nell'ultimo, cioè, mi dissero veramente le cose. Sì, proprio in maniera Sì. chiara, in maniera. Un po' dei vostri consigli utili da chi per chi vuole fare un'esperienza come la vostra e anche, devo dire la verità, anche dei consigli utili per la fondazione, perché è sempre utile capire quello che va. Quello che avete trovato di positivo, ma non tanto quello che avete trovato di negativo, ma quello che si può migliorare eventualmente nella complessità di stare in un altro mondo, così dire. Ok, allora, per quanto riguarda un consiglio per una persona che vuole partecipare a un viaggio di cooperazione internazionale o comunque ad una missione, il mio consiglio più spassionato è quello di partire lasciandosi dietro, indietro tutto, partire chiudendo tutto quello che è la tua casa, le tue amicizie, partire da solo, aperto a qualsiasi tipo di esperienza. Quindi per me, Naturalmente. l'augurio e il consiglio spassionato che posso dare è proprio questo, di partire pronto a tutto. E invece per quanto riguarda la fondazione, il mio consiglio riguarda soprattutto il corso di semeiotica ed ultrasound, perché è quello che ho vissuto su me stessa. Per me è stato veramente molto utile, sia dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista umano, perché mi ha fatto capire tanto, mi ha dato una certezza su quello che vuole essere il mio futuro e ho visto l'utilità che può avere non solo nei miei confronti verso di me, ma anche verso i medici e verso la sanità a Pemba. Quindi il consiglio è di puntare ancora su questo corso, cercare di portarlo avanti e dargli una continuità che spesso tende a mancare, perché quando noi siamo giù ci sono quelle 3 settimane, un mese in cui tutto va bene. Però i 3 mesi, 4 che passano tra una missione e l'altra risultano essere un ostacolo a questo progetto. Per me questa è la cosa più importante. Allora, primo consiglio intanto è quello di, come dire, non temporeggiare e partire, nel senso, non appena si presenta un'occasione del genere, sfruttarla subito, perché veramente, cioè, è un'opportunità di arricchimento personale incredibile. Per quanto da casa ci si possa informare, si possa leggere, si possa immaginare, ritrovarsi poi in quel contesto è veramente, veramente tutta un'altra cosa. E con, diciamo, due riferimenti, due parole chiave importanti: il rispetto per l'ambiente in cui ci si inserisce, perché questo perlomeno è quello che è valso per me. Inizialmente magari trovando tante diversità, spesso e volentieri magari ci si pone in un atteggiamento quasi come dire, di distacco, quasi di paura nei confronti appunto di quanto di diverso si trova. E invece l'importante appunto è quello, con grande calma, è proprio appunto il fatto di porsi con grande calma e rispetto ad osservare e poi effettivamente interagire con quanto si ha intorno. E grande curiosità, perché veramente cioè, sono contesti in cui tutto è nuovo, cioè tutto è nuovo, tutto, ma a partire da veramente il modo in cui le persone si relazionano, in cui si spostano, il modo in cui si spostano, per dire, a me ha colpito tantissimo. Cioè, è veramente, se ci si pone nell'ottica dell'osservatore calmo e senza appunto grandi smanie e manie di protagonismo, secondo me, cioè, l'esperienza diventa veramente indimenticabile. E, per quanto riguarda i suggerimenti che posso dare alla fondazione, ma nel mio piccolo, perché poi comunque appunto non ho nemmeno le competenze specifiche che potevano avere Benedetta e i medici rispetto all'ambito appunto sanitario,
Ma consiglierei sì, cioè di continuare comunque a affiancare le varie strutture sanitarie e come poi un po' dimostravo anche nella mia tesi, soprattutto di affiancarle nel lavoro di pianificazione un po' delle risorse, che è davvero un po' l'aspetto, se si vuole, critico di un contesto come quello dell'isola di Pemba, in generale, insomma, della Tanzania.